Ciao Salvo e Giorgia! Dopo tante ricerche abbiamo selezionato voi due. Per questa missione sarete due investigatori. L'obiettivo è quello di trovare il personaggio più famoso del mondo e scattargli una fotografia! Vediamo quanti mail mi sono arrivate oggi. Allora, vediamo, ok. 10 mail, tutte per me. Mamma mia, quanto lavoro. Messaggio importante per Salve e Giorgia. Giorgia, puoi venire un attimo? C'è un messaggio per me e te. Cosa c'è, babbo? È arrivato un'email per me e te. Aspetta che la apro insieme a te, vediamo cosa c'è scritto. Video messaggio per Salvo e Giorgia. Lo apriamo? Sì, sono dai. Curioso. Ciao Salvo e Giorgia. Dopo tante ricerche abbiamo selezionato voi due, Salvo e Giorgia. Wow! Attenzione, questa sarà una missione impossibile. Per questa missione sarete due investigatori. L'obiettivo è quello di trovare il personaggio più famoso del mondo e scattargli una fotografia. Accettate la missione? Giorgia, che dici? Accettiamo? Sì, dai, babbo. Ma sei sicura? Allora clicco invio. Questo messaggio si autodistruggerà e troverete il primo indizio. 3, 2, 1... Per qualche giorno dobbiamo essere degli agenti segreti. Abbiamo una missione segreta. Dobbiamo trovare un personaggio molto misterioso. E come avete visto, è il personaggio più famoso al mondo. E quindi saremo gli agenti wow, Salvo e Giorgia. Riusciremo a trovare questo personaggio misterioso? Guardate fino alla fine il video. Ma prima di continuare, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanella degli aggiornamenti. Eh? Cos'è? Mi sa che è il primo indizio, Giorgia. E guardate, wow, Salvo e Giorgia. Esatto, è per noi. Sì. Vediamo che cosa c'è dentro, sono proprio curioso. Allora abbiamo una bustina con un agente disegnato. Mamma mia, ma qui la cosa è importantissima. Vabbè, mettiamo qui che non so cosa sia. Poi abbiamo due buste e dei pezzi di puzzle. Abbiamo dei pezzi di puzzle? Ma vediamo se funziona. Così. No, non ci vanno insieme. Così. Non ci vanno. Vabbè, mettiamo qui, capiremo dopo che cosa serve. Poi che cosa abbiamo? Vediamo. Agenti speciali, wow, Salvo e Giorgia! E abbiamo qui una lettera. Non si capisce cosa c'è scritto. Ragazzi, non so voi, ma io ho bisogno di un paio di occhiali, ditemi voi, ma io non ci capisco nulla. Ma che si legge? Tu ce la fai, Giorgia? No. Forse ho capito. Apri la busta. Forse c'è qualcosa dentro la busta che ci aiuterà a leggere questa lettera. Vediamo cosa c'è. C'è un pennarello rosso. Un pennarello rosso. Poi? C'è un pezzo di plastica. Un pezzo di plastica? Non si vede neanche niente, vediamo. No, non si capisce. Allora, aspetta Giorgia, fammi pensare un po'. Babbo, dimmi. Forse io ho capito. Dimmi. Forse il pezzo di plastica, sì, va colorato con questo pennarello e poi si vede la scritta. Ah, ho capito ragazzi, c'hai ragione. Mamma mia, ma sei bravissimo Giorgia. Ma hai già fatto l'investigatore privato te? No. Allora, Giorgia ha ragione, ragazzi. Allora, se vedete bene, le lettere sono di rosso e blu. Se Giorgia colora questo pezzo di carta plastica di rosso, andiamo a eliminare tutte le parole di rosso e quindi rimangono quelli blu. Coloriamo. Grazie a questa cosa colorata di rosso riusciremo a leggere quello che c'è scritto qui. E infatti si legge benissimo, Giorgia, guarda.
Ciao, salve Giorgia. Vedo con piacere che avete accettato la missione impossibile. In questa busta troverete alcuni indizi che vi porteranno a compiere l'impresa. Lungo il vostro percorso troverete alcune buste come questa. Quindi ne troveremo altre. Conserva tutti i pezzi del puzzle. Ah, sono questi i pezzi. Quindi Giorgia, mi raccomando, non li perdiamo, perché sennò il gioco non viene più. Siate arguti, guardate sempre attentamente. Quindi Giorgia, aguzziamo la vista e guardiamo dappertutto. Perfetto. Se riuscirete a concludere la missione, riceverete in compenso 1000 euro. Wow! È il riconoscimento di agenti wow di primo livello. Cioè, saremo promosse in agenti di primo livello? Incredibile! Firmato agente molto segreto. Chi sarà questa gente? Ok, allora, quindi abbiamo capito che dobbiamo guardarci sempre attorno, trovare altre buste e soprattutto bisogna conservare tutti i pezzi del puzzle, perché magari poi alla fine ci dirà chi è questo personaggio. Sì, mettiamoli tutti qui dentro. Vai, brava, che idea intelligente, brava. Però non abbiamo fatto vedere un altro foglio che era dentro la busta. Vediamo, aprite. Vediamo. Questi sono gli indizi, ragazzi! E parte la prima busta con gli indizi. Allora, Giorgia, allora abbiamo le ruote, una maniglia. Questa maniglia mi ricorda qualcosa. Che cosa? Mi ricorda tipo una valigia. Una valigia. Se questo lo metto qui e questo lo metto per ultimo, è una valigia. Ah, ragazzi! Oh, Giorgia, ma tu sei un genio! Cioè, quindi questo indizio ci dice che dobbiamo prendere una valigia. Okay, ce l'abbiamo una valigia? Sì. Andiamo. Sono curioso. Valigia presa. E ovviamente quella abbiamo presa, quella di Giorgia. Giorgia. È la mia. E ta-da! Non c'è niente. Sì. Vediamo. Sono proprio curioso. Una lettera. Ok, aspetta, perché ci sono ancora pezzi del puzzle. Ce ne sono altri 4. Prendi, vediamo se c'è qualcosa. Secondo me sono ancora troppo pochi, Giorgia. Mettili tutti insieme, magari ci proviamo dopo. Bene, vediamo che cosa c'è. Non vedo nulla, Giorgia, Ti credo, è girato. Ah, ok. Agenti wow Salve Giorgia, e abbiamo qui una nuvola, un passport e una finestra. Bisogna lanciarsi nelle nuvole. Non ci posso credere, babbo, no, non ha senso. Il passaporto mi sta ricordando qualcosa, tipo un viaggio. Un viaggio in nave. No. Ah no, aspetta, forse ho capito. Allora, viaggio, nuvole, oblò, bisogna prendere l'aereo. Probabilmente all'aeroporto troveremo un'altra busta. Sì. Che dici? Ci prepariamo? Sì. Andiamo all'aeroporto, via! Siamo all'aeroporto, dietro di noi sono le sedie, ma sopra c'è una busta. C'è una busta, ragazzi, guardate. Abbiamo trovato un'altra busta. L'apriamo. Vediamo cosa c'è dentro la busta. Ci sono sicuramente un altro indizio e... Oh, ragazzi, guardate, altri pezzi del puzzle. E vediamo cosa dice quest'altro indizio. Ragazzi, guardate, abbiamo un panino, un formaggio e un cornetto. Che cosa vorrà dire, Giorgio? Un panino, un formaggio e un cornetto? Lo so io. Vuol dire che dobbiamo fare colazione. Io faccio una colazione col panino e formaggio, tu ti prendi il cornetto? No. Perché tu sai che cosa significa? Forse lo saprei. Vediamo, dimmi tu. Forse... Sì? Dobbiamo andare, visto che siamo all'aeroporto. Sì? In un posto mi deve ricordare qualcosa di questi cibi.
Ah, è vero ragazzi, perché questo qui in realtà non si dice panino, si dice baguette. Poi abbiamo un tipico formaggio, penso francese a questo punto, e questo non è un cornetto, ma si dice croissant. Quindi dobbiamo andare dove, Giorgia? A Parigi. Dobbiamo andare a Parigi. Ce l'abbiamo le valigie? Le abbiamo fatte le valigie, guardate dove sono tutte qua le valigie, perché sapevamo di sicuro che dovevamo andare in qualche luogo strano. E allora ci alziamo e andiamo a prendere l'aereo. Ragazzi, finalmente siamo arrivati all'aeroporto di Parigi. Guardate, guardate, vi faccio vedere. Qui siamo alla zona bagagli, che ancora ci deve arrivare. Ma sicuramente, Giorgia, ci sarà nascosto da qualche parte un altro, un'altra busta, un altro indizio. Io direi di andarla a cercare. Che dici? Sì. Proviamo? Vai, andiamo. Io ti seguo, Giorgia, eh. Forse qui, Giorgia, forse qui. Vediamo, vediamo. No, non c'è niente, non c'è niente. Oh, abbiamo un albero dentro l'aeroporto, incredibile. Andiamo, Giorgia. L'altra l'abbiamo trovato sopra un sedile a Firenze. Qui non c'è, però io non vedo niente. Secondo me sono finiti gli indizi. Vai, facciamo tutti i giri, vediamo. Che cosa hai visto? Hai visto qualcosa? No, ragazzi, un'altra busta trovata. Agenti, wow, salve Giorgia, siamo noi. E allora vediamo che cosa c'è in questa busta. Abbiamo un altro foglio che sicuramente ci saranno degli indizi, ma quello che voglio sapere è se ci sono anche qui i pezzi di puzzle, perché alla fine andranno messi tutti insieme e capiremo chi è questo personaggio. Vediamo quante ce ne sono. 4. Allora rimettili dentro, se no poi li perdiamo. Vediamo, eh. Ci sono. Guardiamo un insieme. Letto. Un letto, delle chiavi, anzi una chiave e un H. Che cosa vuol dire? H, mi ricorda. H. Ospedale. Ho capito io. Ho capito ragazzi, bisogna andare all'ospedale. Ospedale. No, babbo. No, ospedale. La chiave è del garage. Però il garage, io non ho un garage in Francia. E no. Infatti. Non ci sto capendo niente. Delle chiavi. Mi ricorda tipo una casa, una stanza. Ah, sì. E la H. Hotel. Hotel, l'ho detto più prima io. Bravo, sono bravissimo. L'ha detto io hotel. Ha detto Giorgia? Ho detto ospedale. Ho detto ospedale? No, io non ho detto ospedale. Me l'hai detto. Sì? Quindi secondo te bisogna andare in un hotel? Sì. Ma sai che hai ragione. Quindi prendiamo le valigie, cerchiamo un taxi e andiamo a trovare un hotel. Sì, andiamo. Dopo un lunghissimo viaggio siamo arrivati in questo albergo e ci hanno dato una bellissima camera che ora vi faremo vedere. Il problema è che già siamo qui da circa 10 minuti, ma ancora la busta non l'abbiamo trovata. No, quindi io direi, Giorgia, di rimetterci alla ricerca di questa busta, perché se non troviamo la busta non c'è l'indizio, quindi non possiamo poi scoprire che questo personaggio è misterioso. Nel frattempo vi facciamo vedere la camera, guardate che bella, tutta a tema marinaio. Allora, c'è qualcosa sotto il letto, Giorgia? Niente. Non c'è niente. No, non ho visto niente. Però qua non c'è. Vediamo. Ah, lo so! L'hai trovata finalmente! Sì. Ragazzi, Giorgia ha trovato l'altra busta! Ora sono curioso di vedere che cosa c'è all'interno. Fai tutto te, io ti guardo. Allora, no, prima fammi vedere se ci sono i pezzi del puzzle, perché senza quelli non possiamo poi completare il puzzle e non possiamo scoprire mai che cosa c'è lì, quale personaggio è. Ora voglio vedere che cosa c'è in quel foglio, perché in genere si nasconde un indizio. Vediamo. Un castello. Vediamo, fammi vedere, Giorgio, un castello. Ah, Giorgio, ho capito. Quel foglio ci ha dato un indizio. L'indizio è un castello, vuol dire che dobbiamo andare nel castello del Conte Dracula. No. Come no? Allora nel castello di Principe Alberto. No, mi sa di no. Visto che siamo a Parigi, questo castello mi ricorda il castello della Bella Addormentata. Quello che sta al parco Disneyland?
No, vediamo, fammi vedere. In effetti c'ha tante punte. Siamo a Parigi. Ma sai che forse c'ha ragione Giorgia? E allora ora ci sistemiamo e andiamo a cercare, penso, l'ultima busta al parco Disney vicino al castello della Bella Addormentata, cioè il castello quello più bello al mondo, quello che si vede in tutti i film dei cartoni animati, quello della Walt Disney. Mamma Giorgia, ma tu sei proprio un genio. Lo so. Allora, Giorgia è proprio un genio, incredibile, è mia figlia, eh. Allora Giorgia, io direi di prendere, sistemarci, metterci due giacche e andare al parco. Sì. Andiamo e via con la prossima busta, dai, andiamo, andiamo. Corri, la giacca, dove vai? La giacca ti devi mettere. Al parco, ragazzi, non ci resta che trovare ora l'ultima busta e vediamo poi che questo personaggio nascosto qui. Trovata la busta, dobbiamo poi trovare anche il personaggio e fotografarlo per vincere i 1000 euro. Giorgia, dimmi qual è questo castello che abbiamo dietro le spalle. Qual è questo castello, lo riconosci? Sì, quello della Bella Addormentata. Esatto, quello dell'ultimo indizio. Quindi ora bisogna però trovare l'ultima busta. Andiamo. Ragazzi, l'ultima busta trovata. Sembra gentile. Wow, salve Giorgia. Ora sono curioso di vedere cosa c'è dentro e chi è questo personaggio. L'apriamo? Sì. Vediamo cosa c'è in questa busta. Giorgia, tieni questa. Vediamo cosa abbiamo qui. Una lettera scritta. Vediamo cosa c'è scritto, Giorgia. Ciao, salve Giorgia, siamo noi. Bravi, siete arrivati fino a questo punto. Siete quasi agenti wow di primo livello. Wow, Giorgia! Mettete insieme tutti i pezzi del puzzle e andate a scattare la fotografia per completare la missione. Firmato agente molto segreto. Giorgia, ma la fotografia a chi? Nonno! Sì! Abbiamo tutti i pezzi del puzzle. Adesso possiamo comporre il puzzle. Ah, mettiamo tutti i pezzi del puzzle insieme e vediamo chi è questo personaggio. Sono proprio curioso. Allora Giorgio, qui abbiamo messo tutti i pezzi del puzzle. Mettiamolo qui a terra, sperando che non abbiamo perso neanche uno. E direi di comporre questo puzzle e vedere chi è questo personaggio. Ragazzi, abbiamo completato il puzzle. Dopo 10 minuti, sì. Abbiamo le mani congelate. E guardate chi è il personaggio misterioso. Topolino. Mickey Mouse e Topolino. Guardate, ma perché non ci siamo arrivati prima? Cioè, era così facile. Siamo a Disney, c'è il castello della Bella Addormentata. Chi poteva essere? Topolino. Topolino, anche se in realtà a Disney ci sono tanti personaggi. C'è Winnie the Pooh. Poi chi ci sono? Zootropolis. Mamma mia, c'è Coco. Ma il personaggio più famoso al mondo è, ragazzi, Topolino. E allora adesso non ci resta che andare a cercare Topolino, sì. E farci una foto. Ragazzi, abbiamo trovato questa qua, la casa di Topolino. Chissà se è in casa. Andiamo, Giorgia, sì, sono proprio curioso. Non ci resta che andare lì e farci una bella foto, così guadagniamo i nostri 1000 euro. Missione compiuta! Abbiamo
abbiamo trovato Topolino e sì, ci siamo fatto un bel selfie. E quindi ora abbiamo vinto i nostri 1000 euro. Però Giorgia, ora che abbiamo trovato Topolino, la missione l'abbiamo compiuta, andiamo a divertirci in questo bellissimo parco Disney. Andiamo! E finalmente siamo tornati dal parco Disneyland, ovviamente con qualche gadget. Io ho comprato il Grunt e guardate bene Giorgia. Io mi sono comprata Remy di Ratatouille, il cerchietto di Minnie e il camaleonte di Rapunzel. Ma prima di terminare il video, Giorgia, ci è arrivato un altro video messaggio dall'agente molto segreto. Lo vediamo cosa ci ha mandato? Sì. Vai. Agenti Salvo e Giorgia, missione compiuta! Bravissimi, non avevo dubbi sul vostro successo. Avete trovato e fotografato il personaggio più famoso del mondo! Siete ufficialmente agenti wow di primo livello! Avete vinto i vostri 1000 euro! Wow! Ci sentiremo presto per la prossima missione. Questo messaggio si autodistruggerà tra 3, 2, 1... Ragazzi, questo video è terminato! Se volete vedere un'altra missione, scrivetelo nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un bel like. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande... Wow!